Buongiorno a tutti, sono Ivan Rossato, proprietario e titolare del ristorante Rocco Rossato. Siamo qua nel mezzo alla collina che divide la Valle Eugra dalla Val del Lagno. Il locale è situato a circa 700 metri, siamo una conduzione familiare da terza generazione, io sono il terzo perché il primo a essersi insediato e partito come ristoratore è stato il nonno. Che ha cominciato così, come allora non c'erano strade bianche, attività, cominciava, vendeva soppresse così e vino alla maniera, la gente che passava, e poi il papà negli anni 60-65 ha cominciato col ristorante. Adesso siamo una realtà consolidata con dipendenti. Lavoriamo un po' su tutto e la cosa importante per tutti è la familiarità e cercare di valorizzare la filiera e il territorio, per cui valorizzare le nostre filiere vicine, insomma prodotti chilometro zero, ecco, nei prodotti. Ad esempio, faccio un esempio di un piatto che proponiamo nel periodo autunnale. Proponiamo una dindarella che è una cotta a bassa temperatura, dindarella è una tacchina, per quella si chiama dinda, ecco, e la proponiamo con ripiena al noci e mandorle e miele da caccia. Ecco, anche il miele lo compriamo qua vicino, qua a Monte di Malo e anche Corneto ci sono vari apicoltori che hanno degli ottimi prodotti. Sono orgoglioso e ci tengo a ringraziare il progetto dei Piccoli Dolomiti che è nato, e sono orgoglioso di farne parte, perché anche come locale o anche come posizione principalmente c'è un parcheggio grande, per cui è molto facile anche accedervi e si può partire e fare tutto l'anello che contraddistingue le nostre montagne, che è fantastico, e dove si è a contatto con la natura vera, perché non c'è nessuna costruzione, nessuna edilizia, e si può davvero stare insieme con la natura, che riscoprire i valori della natura è semplicemente una cosa per me da riscoprire per tutti. Ecco.